che noi abbiamo prodotto subito, diciamo, la nostra fascia. Per quanto riguarda la campagna, lo scenario è questo. Poi dopo ci sarà una seconda parte che mi si occuperà Ciro su quello che è stato invece il rapporto tra comunicazione e la precarietà, cioè come siamo riusciti a comunicare, perché alle spalle, diciamo, i nostri contenuti, la nostra battaglia nel corso di questo anno. Noi iniziamo nel 2010 abbiamo fatto un dossier che poi si è sempre di più implementato, che riguarda alcuni dati fondamentali. Il 63% dei giornalisti da noi interpellati, un campione di 100, si divide tra musiti, freelance. In Italia, infatti, poi non esistono. Questa parola molto elegante, parlare in un contesto internazionale, parlare a livello europeo, ma in Italia Firenze di fatto è un collaboratore che al massimo ha un contratto di collaborazione occasionale, o al massimo quelli puoi ritrovare queste figure in quei giornalisti che vengono nei prodotti di reportage con un grande stato, la RAI, l'altra stata di visite, ma difficilmente trovare insomma un freelance, cioè vende insomma dei prodotti giornalistici e che vengono pagati secondo insomma quelle che sono, dovrebbero essere le tariffe, diciamo, stabilite per questo tipo di lavoro. E appunto collaboratore del progetto e stagisti, figura diciamo determinante per il mantenimento di molte delle stati lavorate. Abusivi stagisti di fatto le relazioni coprono spesso addirittura la metà del desk, del cosiddetto desk, cioè consentono di chiudere tre pagine. Il 23% dei giornalisti è disoccupato e l'85,5% di questo scenario, guarda caso, non è iscritto al sindacato. Quindi, per molto è una questione che voi sapete, è unico, la Federazione Nazionale della Stampa, divisa in assostante del giornale. Al sindacato è iscritto il 15% dei giornalisti professionisti o pubblicisti, che presumibilmente è anche nemmeno tutto il 15%, la percentuale di questa regione che ha un contratto cosiddetto articolo 1, cioè a tempo indeterminato. Quali sono i compensi di queste variegate finito contratto? La media delle retribuzioni pari insomma oltre l'80% degli intervistati va da 300 a 500 euro al mese. Tenete conto però che dentro questa percentuale c'è il 37% che guadagna a zero, cioè che lavora riguarda soprattutto i cosiddetti aspiranti giornalisti, quelli che non vengono più conseguire 18 mesi per iscriversi a tutti, cosa insomma peraltro illegale, ma anche sono passi. Troviamo a casa, ci sono tantissimi casi di giornalisti pubblicisti e anche professionisti che lavorano per delle strade senza avere alcun tipo di compenso. Spesso la cosa più frequente è quella che sta partendo un progetto editoriale, iniziamo così, tra 4 mesi ci espandiamo, facciamo una raccogliamo pubblicità e partiamo. Per 4 mesi lavoro gratis, quel progetto poi non parte mai, e poi se parte ti salutano e ti cominciano a giostrare un nuovo aspirante pubblicissimo di pubblicisti. Qual è poi l'incidenza, diciamo, dei cosiddetti collaboratori, cioè questo 80% per la chiusura di un giornale? Cioè. Poi abbiamo fatto un'altra ricerca legata allo scorso 15 luglio, abbiamo preso le prime, i tre principali quotidiani, Mattino, Repubblica e Corriere del Giorno. Perché? Perché sono gli unici che pagano poco, ma sono gli unici che pagano quando scrivono un pezzo. Eppure il 70% dei giornalisti che firmano un pezzo sul Mattino, Repubblica e Corriere del Giorno, complessivamente, sono appunto scritti da collaboratori esterni. Quindi il 30% di un giornale è coperto dai redattori, contrattualizzati, il 70% da questa masnada precaria, insomma, neanche ben identificata, utilizzando le parole del buon Roberto Natale, presidente della
essere. E perché poi alla fine i primi dati abbiamo fornito noi, sia all'ordine nazionale che locale e al sindacato, perché fino a un anno e mezzo fa i dati, le cifre non esistevano. Il 52%, il 79% sono fatti con lavoratori, però sono compresi anche i cosiddetti abusi di detenzione. Cioè ci sono le figure anche interne alla pensione che sono abusivi, insomma l'abusivo più famoso penso che lo spesso da Giancarlo Siano, cioè un giornalista che va in redazione, utilizza anche il desk, viene, se viene pagato a netto, oppure ha appunto un contratto, sempre in collaborazione, ma questa cosa insomma non può essere, cioè, non è a norma di legge regolamenta appunto la stessa professione. E in questo 70% c'è una due fatto dagli esterni, cioè quelli che io sono un collaboratore esterno. Il giornale, la maggior parte di noi all'interno del coordinamento è collaboratore esterno, il giornale cioè ha una collaborazione che viene pagata da sui pezzi vari, si paga in euro, in soldi per un lancio di agenzia. Che la principale anza di Andronos e tutto, 3 euro. Si va poi per quanto riguarda gli impianti per 5 euro al massimo a 25 euro sempre l'ultimo. Quindi per considerare che se si fa un sistema di 10 pezzi per mese, insomma alla fine compenso un mese di circa 150 euro, bravo, a quelle estate iniziano a pagare per 3 mesi, cioè accumuli 2 mesi di articolo e poi ti pagano 60 giorni dopo il mese. In sostanza un giornalista oggi non può, nonostante insomma, ci siano altre norme vigenti, che regolamentano anche il tariffario di rispetto, non può vivere di cronaca se fa cronaca, non può vivere il suo lavoro di giornalista. Infatti, questo scenario ci sono due aspetti. Il primo è che si è costretti, come tutte le altre figure del lavoro manuale, del lavoro intellettuale, a coprire la giornata di un mese con tutta una serie insomma, di collaborazioni ulteriori per arrivare a un salario insomma, minimo decente per la sua dipendenza, oppure al massimo insomma si creano quei meccanismi in cui noi abbiamo aperto una vertenza con l'ordine con lo stesso sindacato unico, cioè quello di uffici stampa, spesso pagati a nero, spesso anche con le amministrazioni pubbliche dove regolarmente a partire dai gruppi politici, soprattutto in regione Campania, pagati senza aspettare la legge 150, ma figurano insomma nel borsone del portabus e pagate a nero anche in quella circostanza. Come si arriva a questa situazione? Si arriva perché i giornalisti sono molto tanti, una massa veramente enorme, che ha posto anche questo di riforma senza l'ordine, l'idea di cancellare l'ordine, fermare, diciamo, rivedere una serie di criteri per accedere insomma, a questa professione. Beh, però non si fermano quelli che sono invece i master del giornalismo. C'è le scuole di giornalismo che proliferano in tutta Italia e noi come sempre abbiamo il solito primato, c'è anche la 2, curabile anche la terza. Bene, sui master abbiamo fatto un altro dossier. Il 25% dei professionisti usciti dalle scuole è disoccupato. 15.000 euro per diventare disoccupato. Non abbiamo detto spesso colleghi, meglio insomma, essere preoccupato perché se ti assalivano da bene, prendono 15.000 euro, almeno se ne si parliamo.